Io sono Arianna e sono una guida escursionistica ambientale. Lo sono da poco tempo perché ho preso l'abilitazione che non è neanche un anno, quindi non vi posso parlare della mia grande esperienza, ma vi parlerò di quello che vuol dire per me fare questo lavoro. Abito in Valchisone, a Pinasca, e lavoro principalmente con piccoli gruppi che porto in escursione e trekking. Anche se mi piacerebbe molto lavorare con le famiglie, con i bambini e fare didattica. Trovo che la natura abbia sempre un sacco di cose da insegnarci, quindi riuscire a passarle e a condividerle è sicuramente una cosa che dà molte soddisfazioni. Allora, il percorso da guida per me è stato un seguito di quello che è stato il mio percorso di studi. Io ho studiato all'università la fauna selvatica e di conseguenza quello che mi piace fare con i miei clienti è quello di dare delle chiavi di lettura del territorio. Ce ne sono veramente un'infinità. Ovviamente per me quella più semplice è quella legata agli animali, come un po' quella che c'è dietro la mia testa. Infatti sento spessissimo gente che si lamenta quando va a fare dei giri perché non vede animali e quindi vorrebbe vederne di più e pensa che non ci siano. In realtà, gli animali lasciano sempre delle loro tracce. Bisogna saperle riconoscere, insomma. Vi faccio l'esempio di questo abete che c'è qua dietro di me. Come potete vedere, è stato scortecciato, strofinato, scortecciato. Io abito qua vicino e passo molto spesso di qua. E per fortuna è una zona dove gli animali sono molto di più padroni di questo bosco rispetto agli umani. Quindi vi posso dire che in tutto questo tempo che io passo di qua non ho mai visto cervi. Proprio mai. Però so di sicuro che ci sono, perché c'è questo. Trovo veramente bello riuscire a spiegare alla gente che non devono per forza vedere l'animale, ma possono anche capire se c'è e rispettarlo, rispettarlo nel suo ambiente. Vi ho raccontato quello che vuol dire per me fare questo lavoro e abbiamo un picchio nero che vorrebbe invece raccontarvi qualcos'altro, non lo so. Ciao, alla prossima!